C'è qua un amico dentro questa sala che ci segue dall'inizio, che è Ahmad Rafat, che molti di voi hanno conosciuto, è stato anche il vice direttore della DN Kronos Internazionale, ma soprattutto è stato il signore che sul nostro sito ci ha abituato, insieme ad altri, a ricordarci, insieme alla Tavola della Pace, a Flavio Lotti e a tanti altri, che non ci si può guardare l'ombelico, che la soppressione delle libertà avviene tuttora in vaste parti del mondo, che c'è viene la cancellazione di alcuni diritti. Lui è quel giornalista, perché vi sia chiaro, non solo che è stato il responsabile della stampa estera in Italia, se non ricordo male, ma quando ci fu il grande raduno della FAO, Ahmadinejad una persona indicò come sgradita e disse non ci deve stare, neanche mettere becco, perché ha il torto di occuparsi del tema dei diritti umani sempre e comunque. Questo è il premio che ti diamo davvero, credo, con grande passione civile, sapendo che sei di casa, sei un padrone di casa di Articolo 21, ma anche per sapere da te cos'altro si può fare in più. Io anzitutto ringrazio Beppe, ringrazio il maestro Orlando, perché io quando ho cominciato lui già era un maestro, mi ricordo, era una delle persone scelte da me come... Cosa si può fare? Cioè, si può fare quello che abbiamo fatto. Noi, accennava Beppe a una campagna per due giornalisti condannati a morte, abbiamo fatto una campagna, abbiamo coinvolto all'epoca il primo ministro, era Prodi, il governo. L'altro ieri uno di loro che erano condannati a morte è stato ridotto a 10 anni, e questo è tanto per uno che non ha fatto nulla, ha scritto degli articoli su una speculazione edilizia, però già averlo salvato dalla forca è tantissimo. L'altro sta in fase di revisione, spero che escano piuttosto che, vabbè, in ogni caso anche 10 anni perché è condannato a morte. Proprio parlavo con la madre di questa condanna, che ringraziava pronunciando il nome di Giulietti in un modo molto strano, e di un altro collega, Marcelli, che erano i due che mi hanno dato una mano. Quando gli ho parlato di questo, subito si sono offerti volontari. Cosa si può fare l'Iran? Io oggi parlavo con un collega, il portavoce dell'Associazione Libertà di Stampa in Iran, diceva che sono arrivati il numero dei colleghi in carcere dopo le elezioni a 47, e sono tutti giornalisti, i giornali che non esistono, cioè non è che non li hanno presi perché loro raccontavano ad altri giornalisti come me all'estero cosa succedeva, perché da sé ormai era da anni che non scrivevano più perché i giornali avevano chiuso. Cosa fare? Non dimenticarli, perché i primi giorni i giornali hanno dato un grande spazio, però poi è diminuito, mentre in Iran il movimento verde o onda verde, come si vuol chiamare, continua. Ieri è stata una manifestazione con 50-60 mila, malgrado la repressione, solo a Teheran. Sabato, il giorno di giuramento di Ahmadinejad, ci saranno 120 manifestazioni in Iran e più di 300 all'estero, tra cui a Roma e Milano in Italia e altri paesi, città più piccole, in tutti i 5 continenti, perché io da 34 anni che faccio questo mestiere, 34 anni che ho sempre... Sono stato pure criticato dai miei editori per occuparmi troppo dei diritti umani, talvolta dare troppo informazione e mettere in pericolo rapporti con paesi, stati e governi, ma io credo che pur tenendo presente che sono importanti i rapporti economici eccetera, ma se devo scegliere tra una lavatrice e un essere umano non ho dubbi, scelgo l'essere umano, preferisco vendere una lavatrice in meno. Però spesso io lo vedo nella mia esperienza di lavorare con giornalisti, non solo iraniani, ma altri paesi, nell'ambito, in collaborazione anche con Federazione Nazionale Stampa, con Articolo 21, con l'IS, Information Safety and Freedom, che sono membro dell'esecutivo, eccetera. Vediamo che molte volte invece prevale lavatrice sull'essere umano, e questo secondo me è una cosa che per me è inaccettabile. Io l'accetto questo premio e lo dedico a un... non solo ai colleghi, ma a quella ragazza in Iran, Neda, che tutti avete visto, che è morta perché aveva alzato un telefonino e stava fotografando la polizia che caricava, in un momento in cui nessun giornalista ha diritto di coprire le manifestazioni in Iran. Cioè lei è diventata giornalista suo malgrado, informatore suo malgrado. Se non aveva alzato il telefonino per fare una foto, le stesse foto che noi vediamo su YouTube e sui social network, di cui tutte le televisioni italiane e straniere ormai è l'unica fonte di informazione che hanno dall'Iran, lei alzando un telefonino gli hanno sparato. Pertanto lo dedico a lei, che pur non essendo giornalista ma è uno studente di filosofia,
ha voluto fare quello che chiamano citizen journalist per riempire quel vuoto lasciato dopo l'espulsione dei giornalisti stranieri dall'Iran. Lo dedico soprattutto a lei, il quale domani è il 40° giorno della morte. Io credo, caro Arafat, che dovremo fare un premio internazionale per Neda, perché è un nome da ricordare, un volto bellissimo, voce, voce era anche il titolo della testata del mio giornale, come sai. E quella voce deve diventare un simbolo universale, il nome della fanciulla che si chiamava La Voce, perché questa voce sia continuamente accesa dentro di noi e ci costringa a vergognarci tutte le volte che non facciamo il nostro dovere. Grazie.